Grazie mille Bibiana per l'introduzione e buongiorno a tutti. Farei solo una breve introduzione sul nostro studio per chi non ci conoscesse. Rödl & Partner è uno dei maggiori studi professionali multidisciplinari del mondo. Contiamo 5.500 collaboratori e più di 100 uffici in tutto il mondo, offrendo consulenza legale, fiscale, servizi di revisione legale, consulenza di lavoro e outsourcing. In Italia siamo presenti a Milano, a Padova, a Roma e a Bolzano. Come ha già introdotto Bibiana, oggi in questo webinar approfondiremo quelli che sono gli obblighi che sorgono per le società che vengono sottoposte a revisione o all'attività di controllo e quindi poi le conseguenti responsabilità che ne derivano non solo per gli imprenditori o i soci, ma anche per gli amministratori e le società di revisione. L'argomento potrebbe sembrare già superato, in quanto le società che con i bilanci 2022 si sono trovate ad aver superato i nuovi limiti previsti dalla normativa per l'organo di controllo avrebbero già dovuto nominare questo proprio in occasione dell'approvazione del bilancio sull'esercizio al 31 dicembre 2022. In realtà il tema è ancora attuale, innanzitutto per tutte quelle società che ad oggi non hanno ancora superato questi limiti fissati dal legislatore appunto per l'organo di controllo, ma che in futuro potrebbero entrare in questa casistica. E poi, perché è fondamentale anche capire come si sono evoluti e integrati gli adempimenti richiesti sia alle società che agli organi di controllo o i revisori. Facciamo partire la presentazione. Ok. Quali sono gli argomenti che tratteremo nello specifico oggi? Innanzitutto faremo un'introduzione sul codice della crisi di impresa e di insolvenza che è stato introdotto di recente, oltre alle modifiche che sono state portate all'articolo 2477 del codice civile. Faremo poi anche un overview su quelli che sono i parametri che vengono superati, che richiedono quindi la nomina di un organo di controllo nell'SRL. E poi passeremo a un approfondimento su quelli che sono gli obblighi e le responsabilità dell'imprenditore, dei soci, degli amministratori e anche della società di revisione. Vorremmo fare poi anche un piccolo cenno su quella che è la rendicontazione di sostenibilità. Perché parlare in questa occasione? Perché comunque la direttiva è in continua evoluzione e sviluppo e verranno richiesti agli amministratori, alla società, nonché alle società di revisione, nuovi adempimenti anche in questo ambito. Quindi approfitteremo di questa occasione per darvi qualche nozione in merito. Adesso passo la parola al collega Alessandro, che vi illustrerà intanto i primi argomenti. Buongiorno a tutti. Come anticipato dalla mia collega, nei primi capitoli verranno evidenziate tutte quelle normative che hanno portato all'attuazione dei nuovi limiti dimensionali che costringono le società a responsabilità limitata e le cooperative all'obbligo della nomina dell'organo di controllo oppure di una società di revisione. Nel primo capitolo andremo a trattare l'entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. In particolare andremo ad analizzare tutte le normative che hanno apportato l'emanazione del codice della crisi. In generale andremo ad analizzare il decreto legislativo 14 del 2019 che ha introdotto il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, il decreto legge 32 del 2019 che ha modificato i parametri dell'articolo 2477 del Codice Civile, il decreto legge 34 del 2020 che ha portato delle modifiche al decreto legislativo 14 per via del Covid-19, il decreto legge 118 del 2021 che ha portato le modifiche al precedente decreto legge 34, cambiando in maniera definitiva l'entrata in vigore. Quindi il 12 gennaio 2019, tramite il decreto legislativo 14, è stato introdotto il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, che però l'entrata in vigore è slitta il 15 luglio 2022. Inoltre di recente ha subito delle modifiche per recepire alcune normative europee. L'introduzione di questo codice si pone, l'introduzione
questo codice pone l'obiettivo di riformare la materia delle procedure concorsuali e della crisi da sovraindebitamento. In particolare, non si parla più di fallimento, ma di liquidazione giudiziale, e al termine di insolvenza viene affiancato quello di stato di crisi, ovvero la probabilità di una futura insolvenza. Quindi il concetto di questo codice il concetto e lo scopo dell'introduzione di questo codice ha come fine la continuità aziendale e utilizza il concetto di gestione della crisi e dell'insolvenza per tutelare tutti gli stakeholders. Per il tema preso in esame quest'oggi andiamo ad analizzare l'articolo 379 del codice della crisi, che proponeva una modifica dell'articolo 2477 del codice civile. Infatti quest'ultimo aveva stabilito che sia le società a responsabilità limitata che le cooperative, in presenza dei requisiti previsti, avrebbero dovuto con obbligo provvedere alla nomina dell'organo di controllo oppure di una società di revisione. E si andava a modificare il secondo comma dell'articolo del Codice Civile, e l'obbligo scattava nel momento in cui una società era tenuta alla redazione del bilancio consolidato, controlla una società sottoposta a revisione legale e aveva superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti, ovvero totale attivo maggiore di 2 milioni, totale ricavi maggiore di 2 milioni e numero di dipendenti medio annuo maggiore di 10 unità. E appunto si proponeva questa modifica e questa disposizione doveva essere applicata dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2019, prendendo come riferimento il biennio 2017-2018. Successivamente, il 18 aprile 2019, fu emanato il decreto legge 32. In particolare l'articolo 2 bis sanciva in modo definitivo i parametri che dovevano essere adottati per tutte le società a responsabilità limitata e le cooperative. Quindi sanciva nuovi limiti dimensionali, in particolare venivano raddoppiati e l'obbligo scattava nel momento in cui si superava il totale attivo maggiore di 4 milioni, totale ricavi maggiore di 4 milioni e numero di dipendenti medio annuo maggiore alle 20 unità. Sempre questi limiti dovevano essere superati per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti. Il raddoppiamento di questi parametri andava incontro a tutte le imprese di piccole dimensioni, perché quest'ultime non potevano sostenere il costo sia dell'organo di controllo che di una società di revisione, e inoltre si presumeva che non erano strutturalmente preparate ad affrontare e a subire un controllo contabile. L'anno successivo, il 19 maggio 2020, fu introdotto il noto decreto legge numero 34, denominato anche decreto rilancio. In particolare l'articolo 51 bis, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza Covid-19, modificava l'articolo 379 del codice della crisi, modificando i limiti di approvazione, cambiando la voce bilancio 2021 con la voce bilancio 2019 con la voce bilancio 2021. Quindi in questo caso l'obbligo entrava in vigore dall'approvazione del bilancio 2021, prendendo come riferimento il biennio 2020 e 2021. L'emendamento approvato invece inserisce nel corpo del decreto legge 118 l'articolo 1 bis, che convertiva la vecchia modifica del precedente decreto legge 34, cambiando in maniera definitiva l'entrata in vigore dell'articolo 379. In questo caso le disposizioni venivano applicate in sede di approvazione del bilancio 2022, considerando il biennio 2021 e 2022. Quindi doveva essere... l'obbligo entrava in vigore nella data di approvazione del bilancio 2022, quindi nel 2023. E inoltre questa modifica
Siccome l'articolo del Codice Civile 2467 è stato modificato dal decreto legge 32, quindi nel 2019, tutte le disposizioni che riguardano principalmente lo statuto e l'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata delle cooperative dovevano essere attuate dal 16 marzo 2019 per tutte quelle società che venivano costituite da questa data in avanti, mentre per le società che erano già costituite prima del 16 marzo, la disposizione del codice della crisi prevede che gli statuti e gli atti costitutivi siano aggiornati entro la data di approvazione dei bilanci 2022. Nel secondo capitolo andremo a trattare nel dettaglio l'articolo 2477 del Codice Civile, che è quello appunto che deve essere preso come riferimento da tutte le società a responsabilità limitata e dalle società cooperative. In particolare, nel primo comma leggiamo che l'atto costitutivo può prevedere la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro. Quindi dal primo comma si intuisce che la società a responsabilità limitata o una cooperativa può optare per due tipologie di controllo, una effettuata dall'organo di controllo e una effettuata dalla società di revisione. Inoltre, l'organo di controllo si può suddividere sia in collegio sindacale sia in sindaco unico. Il collegio sindacale può essere costituito solamente se espressamente previsto dallo statuto, mentre il sindaco unico può essere costituito se lo statuto non dispone diversamente. Quindi, avendo queste due tipologie di organo di controllo, la società può optare per tre alternative. La prima è quella di nominare un sindaco unico o un collegio sindacale, a cui venga affidata anche la revisione legale dei conti. In questo caso, però, c'è la necessità che sia tutti i sindaci che compongono il collegio sindacale che il sindaco unico siano iscritti all'albo dei revisori legali dei conti. La seconda opzione può essere quella di nominare un sindaco unico o un collegio sindacale, e inoltre di nominare anche una società di revisione per la revisione legale dei conti. Quindi, questa alternativa avremo due organi di controllo. Il collegio sindacale sarà affidato il controllo legale, mentre la società di revisione sarà affidato il controllo contabile. L'ultima alternativa sarebbe quella di nominare semplicemente una società di revisione per il controllo legale dei conti. Quindi, in questo caso, una società può scegliere tra queste tre alternative. Poi, siccome la nomina dell'organo di controllo è attribuito in maniera esclusiva ai soci, in base alle esigenze della società, i soci possono scegliere di optare o per un organo di controllo o per una società di revisione. Da premettere però che l'organo di controllo per il collegio sindacale e il sindaco unico ha la facoltà di effettuare sia il controllo legale, quindi può partecipare alle assemblee, diciamo, supervisiona che siano rispettate tutte le normative di legge e dello statuto della società, mentre il revisore può controllare solamente che siano corrette le scritture contabili e supervisiona il comportamento, l'operato degli amministratori, ma non interviene sulle eventuali decisioni su eventuali decisioni che vengono approvate in sede di consiglio di amministrazione. Il secondo comma indica invece che la nomina dell'organo di controllo e del revisore è obbligatoria se A. è tenuta la relazione del bilancio consolidato, B. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti e C. sono indicati tutti appunto i parametri che ho descritto precedentemente che sono stati recepiti dal codice della crisi di impresa dell'insolvenza. Quindi totale attivo maggiore di 4 milioni, ricavi delle vendite maggiore di 4 milioni, dipendenti occupati in media durante l'esercizio 20 unità. In questa slide vengono messi a confronto l'articolo 1477 prima della modifica e quindi dell'entrata in vigore del codice della crisi di impresa
e dopo l'attuazione dei limiti dimensionali. Possiamo notare come sia l'attivo che i ricavi che il numero di dipendenti medio sia diminuito rispetto ai limiti dimensionali adottati ante 2019 e anche il superamento dei limiti è stato ridotto in quanto prima l'obbligo entrava in vigore se venivano superati due dei limiti previsti per due esercizi consecutivi. Adesso invece basta il superamento di un solo limite. Diciamo, questo ci fa capire lo scopo per cui è stato adottato il codice della crisi d'impresa, in quanto la diminuzione dei limiti comporta un minor rischio di crisi dell'impresa. L'obbligo, il terzo comma, indica invece l'obbligo di nomina dell'organo di controllo del revisore cessa quando per sei esercizi consecutivi non è superato alcuno dei predetti limiti. Anche in questo caso possiamo mettere a confronto la riforma prima del 2019 e la riforma adottata adesso. Prima la cessazione avveniva quando per due esercizi consecutivi non venivano superati i limiti. Adesso la cessazione avviene quando per tre esercizi consecutivi non vengono superati i limiti. Quindi anche in questo caso si vuole aumentare il tempo di intervento dell'organo di controllo perché quest'ultimo diciamo, controlla la società e la delinea, diciamo, interviene nel caso di uno stato di crisi della società. Quindi si vuole aumentare il tempo di azione dell'organo di controllo. Il quarto comma invece indica che si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. Questo comma invece non è cambiato rispetto all'articolo prima del 2019. Questo comma indica solamente come deve essere composto e costituito il collegio sindacale. In particolare questo tema lo tratteremo nelle slide successive. Questo comma invece, il quinto comma, indica che l'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti deve prevedere entro 30 giorni alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede alla nomina, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. Con questo comma è rimasto quasi completamente invariato, però con l'aggiunta dell'ultima frase, ovvero se l'Assemblea non provvede alla nomina, alla nomina provvede il Tribunale, sia su richiesta di qualsiasi soggetto interessato, ma anche su richiesta del conservatore del registro delle imprese. Innanzitutto i soggetti interessati possono riguardare sia i soci sia gli amministratori, ma diciamo, secondo una disposizione del Consiglio dei commercialisti e degli esperti contabili, possono intervenire anche i creditori, in quanto questi ultimi possono essere interessati alla nomina dell'organo di controllo, in quanto è un organo che può tutelare le loro posizioni creditorie. Mentre è stato introdotto il conservatore del registro delle imprese perché quest'ultimo ha accesso a tutti i dati bilancistici, in quanto appunto, siccome ha accesso agli ultimi bilanci depositati e i parametri li troviamo ovviamente nel bilancio, esso può segnalare al Tribunale l'eventuale superamento dei limiti, in quanto l'attivo lo troviamo in stato patrimoniale, i ricavi li possiamo vedere in un conto economico, mentre il numero medio di dipendenti annuo deve essere presente in nota integrativa. L'ultimo comma indica invece che si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di un organo di controllo. In questo caso, il codice della crisi d'impresa introduce la possibilità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 2409 del codice civile in tema di controllo giudiziario. Quindi, quest'ultimo prevede che i soci possono fare denuncia al tribunale quando vi è il sospetto che gli amministratori abbiano compiuto gravi irregolarità e quindi ha recato un danno alla società. Innanzitutto, i soci che possono intervenire e denunciare al tribunale devono essere in possesso almeno del 10% del capitale, mentre per le società, ad esempio società per azioni che fanno ricorso al capitale di rischio, la percentuale di capitale è circa e deve essere superiore al 5% del capitale.
Quindi questa disposizione può essere applicata anche dal collegio sindacale, che può denunciare appunto al tribunale l'operato degli amministratori per ricondurre l'attività di impresa verso binari di svolgimento che siano, appunto, che possono prevenire lo stato di crisi e al fine di prevenire danni o fenomeni di malagestio da parte degli amministratori. In questa slide invece andremo ad analizzare una differenza tra il codice civile e il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, in quanto le nuove disposizioni dell'articolo 2477 hanno efficacia dal 2019, mentre il codice della crisi di impresa, come detto precedentemente, è entrato in vigore nel 2022. Ciò ha generato confusione per tutte quelle imprese che si trovavano a nominare l'organo di controllo obbligatoriamente già dall'approvazione del bilancio 2019, in quanto appunto dovevano seguire le linee del codice civile, quindi dell'articolo 2477. L'ordinamento però ha predisposto che se appunto una società aveva già nominato il revisore nel 2019, ha potuto o revocare il revisore per giusta causa, quindi per sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di legge, o risolvere consensualmente il rapporto, oppure mantenere in carica il revisore, cambiando però il mandato da revisione legale a revisione volontaria. Nel terzo capitolo andremo ad analizzare come devono essere calcolati i parametri affinché scatti l'obbligo di nomina dell'organo di controllo. I parametri, come detto precedentemente, sono attivo, ricavi e numero medio di dipendenti annuo. Appunto, l'attivo patrimoniale deve corrispondere alla somma delle voci A, B, C e D. In particolare, nella voce A dovremo considerare i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, nella voce B le mobilizzazioni al netto dei fondi di ammortamento, nella voce C l'attivo circolante al netto dei fondi di svalutazione e nella voce D i rate di sconti attivi. Per quanto riguarda i ricavi, anche in questo caso basta considerare la voce A1 del conto economico, ovvero i ricavi delle vendite e delle prestazioni, che però devono essere diminuiti secondo i principi contabili nazionali o IC di resi, sconti, abbuoni e premi. Più complicato invece è il calcolo del numero di dipendenti. Innanzitutto i dipendenti che devono essere presi in considerazione per questo calcolo vengono delineati dal decreto ministeriale 18 del 2005, ovvero devono essere dipendenti dell'impresa sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, che devono essere iscritti al libro unico del lavoro e devono essere legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza. In particolare l'articolo 2 del suddetto decreto ministeriale precisa che il numero degli occupati deve corrispondere all'ULA, ovvero unità lavorative annue, cioè il numero di dipendenti medio mensile, il numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'anno. Se in caso di presenza di dipendenti part-time, quindi che lavorano a tempo parziale, oppure dipendenti stagionali, questi rappresenteranno una frazione di ULA. Dal calcolo del numero di dipendenti, come chiarito dal decreto ministeriale, devono essere esclusi i contratti di apprendistato, i contratti di formazione e di inserimento, i contratti di somministrazione e i dipendenti lavoratori sia in cassa integrazione straordinaria che in congedo di maternità o parentali. In questa slide possiamo notare come devono essere calcolati il numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio. L'esempio 1 indica come, ad esempio, la società Alfa, che impiega 20 dipendenti a tempo pieno per 200 giorni e 15 dipendenti a tempo pieno per 165 giorni, quindi il calcolo, secondo il decreto ministeriale, si dovrà attuare applicando una media ponderata, quindi andranno moltiplicati il numero di dipendenti per i giorni lavorativi diviso il numero di giorni annuo, quindi 365. In questo caso possiamo notare che, nonostante ci siano più dipendenti
il numero di dipendenti, ad esempio 20, che lavora a tempo pieno per 200 giorni, ma viene compensato dai 15 dipendenti che lavorano per meno di 165 giorni, quindi il numero medio di dipendenti annuo sarà 17,73. In questo caso la società Alfa non supera il limite imposto dalla legge. L'esempio 2 invece vuole analizzare la presenza di lavoratori a tempo parziale. Mettiamo il caso che la società Alfa abbia come ore di lavoro a tempo pieno settimanale un numero di ore uguale a 40 ore, ma ha due dipendenti a tempo parziale con orario settimanale di 20 ore ciascuno. Quindi in questo caso, siccome secondo l'ULA i lavoratori a tempo parziale devono essere considerati come frazione di ULA, i dipendenti a part-time, le ore dei dipendenti part-time andranno sommate e corrisponderanno a 40 ore totali. Quindi verrà conteggiato solamente un lavoratore a tempo pieno, ovvero 40 ore settimanali. Nel caso in cui dalla somma scaturisce un numero decimale, il numero di lavoratori andrà arrotondato o per eccesso o per difetto. Nel quarto capitolo, la mia collega introduce gli obblighi e doveri dell'imprenditore e degli amministratori. Grazie mille. Sì, adesso andremo a trattare proprio quelli che sono i nuovi obblighi rispettivamente dell'imprenditore o i soci, degli amministratori dell'organo di controllo, in quanto il legislatore ha messo a punto un nuovo strumento, ossia il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui ha già parlato Alessandro, che consente alle imprese di anticipare lo stato di crisi, evitandone quindi un progressivo, aggravamento. Come già anticipato sempre dal collega, nonostante la sua emanazione già nel gennaio del 2019, il codice della crisi di impresa alla fine non è entrato in vigore nel 2020, ma è diventato efficace solo dal 15 luglio del 2022, con la pubblicazione del decreto legislativo 83 del 2022. Il ritardo è principalmente imputabile alla crisi pandemica che ha interessato questi anni, ma anche ad alcuni interventi adottati per recepire poi la direttiva europea legata all'insolvency. Allora, iniziamo vedendo quelli che sono gli obblighi dell'imprenditore o dei soci. L'articolo 3 del codice di impresa, della crisi di impresa, sancisce quelli che sono gli obblighi e i doveri in capo all'imprenditore, sia che esso operi in forma individuale o collettiva. E il suo compito è quello di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile che sia adeguato e funzionante secondo quanto previsto dall'articolo 2086 del Codice Civile, con l'obiettivo di innanzitutto rilevare se ci sono eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario. Poi di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale, e questo nell'arco temporale dei 12 mesi successivi. Verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento aziendale e infine assumere ogni iniziativa necessaria a far fronte a degli indizi di precrisi. E tutto questo pena la loro responsabilità individuale per eventuali danni derivanti dall'inosservanza di quanto previsto appunto da questo articolo del codice civile. Il concetto di assetto organizzativo dell'impresa viene ripreso anche nell'articolo 375 del codice della crisi. E questo articolo introduce una nuova responsabilità per l'imprenditore, in quanto deve provvedere a effettuare gli investimenti in grado di fornire strumenti e servizi che possano rilevare tempestivamente i sintomi della crisi, adottando così degli indicatori in grado di cogliere questi sintomi per un'eventuale crisi futura e agire in modo tempestivo. Il codice stesso definisce lo stato di crisi come lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e quindi si va a manifestare con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici che invece servono per far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi.
Nel caso in cui subentri per una società l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore, quindi in caso di superamento di uno dei limiti illustrati precedentemente dal collega, appunto per la nomina dell'organo di controllo, è compito degli imprenditori o dei soci verificare l'adeguatezza dello statuto e la sua conformità rispetto alla nuova normativa proprio per la nomina dell'organo di controllo o del revisore. Le società in realtà sono già state chiamate ad adempiere a questo obbligo, in quanto era previsto che l'assemblea dei soci adeguasse o implementasse lo statuto in caso di non conformità alla normativa entro l'approvazione del bilancio 2022, quindi entro il 30 aprile del 2023. Ora però ci si chiederà come e quando intervenire per la nomina del nuovo organo di controllo. Il comma 5 dell'articolo 2477 del Codice Civile, che abbiamo già citato precedentemente, prevede che l'Assemblea approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati sempre in precedenza entro 30 giorni alla nomina dell'organo di controllo e revisore. Di conseguenza, cosa succede? L'Assemblea di approvazione del bilancio, che certifica il superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei tre nuovi parametri previsti, dovrà nominare il revisore o il collegio sindacale o ancora il sindaco unico entro 30 giorni dalla data di assemblea medesima. L'obbligo di nomina potrà cessare poi dopo che per tre esercizi consecutivi non sarà superato alcuno dei tre limiti precedentemente illustrati e non più due come era in precedenza. Un'altra previsione che troviamo nella nuova normativa riguarda i soggetti che possono richiedere al Tribunale di provvedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore nel caso in cui tale nomina sia obbligatoria e la stessa non avviene entro i termini previsti in legge. La segnalazione che dovrà essere fatta al Tribunale potrà pervenire non solo da ogni interessato, ma potrà arrivare anche da parte del conservatore del registro delle imprese. Una precisazione da fare è che tale intervento è ammissibile solo nel caso di superamento dei limiti previsti alla lettera C dell'articolo 2477 del Codice Civile, ossia quando c'è il superamento di uno dei parametri per due esercizi consecutivi tra i 4 milioni di attivo, i 4 milioni di ricavi e i 20 dipendenti, ma non nelle altre due ipotesi previste dallo stesso articolo, ossia in caso di obbligo di redazione del bilancio consolidato o ancora in caso di controllo di società sottoposta a revisione legale dei conti o organo di controllo. Per quanto riguarda inoltre il compenso dell'organo di controllo, bisogna precisare che, considerando che normalmente viene stabilito al momento della nomina, è pacifico che anche in questo caso sia compito del tribunale fissarlo, il che implica che alla società verrà praticamente imposto questo compenso d'ufficio, negando alle società la possibilità di trattativa con il soggetto che invece verrà poi incaricato della revisione dei conti o dell'attività di controllo e di vigilanza. Come anticipato, le nuove disposizioni introdotte dal legislatore non si rivolgono solo alla figura dell'imprenditore o dei soci, ma prevedono degli obblighi anche per gli amministratori. Allora, innanzitutto, qualora sussistano le condizioni per la nomina dell'organo di controllo o del revisore, è compito degli amministratori convocare l'assemblea dei soci affinché adeguino lo statuto in conformità delle disposizioni descritte in precedenza, e questo entro l'approvazione del bilancio riferito all'esercizio 2022, quindi entro il 30 aprile 2023 o entro 180 giorni nel caso di proroga dell'approvazione. Altro obbligo al quale gli amministratori sono chiamati ad adempiere è sancito dall'articolo 2381 del Codice Civile, che richiede la predisposizione di una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, dove per maggior rilievo si fa riferimento sia all'entità, quindi alla dimensione proprio dell'operazione, sia invece a sue particolari caratteristiche. Inoltre ci si riferisce a operazioni di rilievo che sono effettuate dalla società stessa o dalle sue controllate.
L'articolo, quindi del codice, vuole focalizzarsi su quanto sia importante che gli amministratori debbano agire sempre in modo informato. Dopo una breve overview su quelli che sono gli obblighi degli amministratori, vorremmo esporvi anche quelle che sono le responsabilità in capo a questi. Infatti, sempre in correlazione alla nomina dell'organo di controllo o del revisore, gli amministratori sono esposti innanzitutto al rischio di illecito amministrativo in caso di omissione di convocazione dell'assemblea per la delibera della nomina del revisore o dell'organo di controllo, in quanto si è di fronte proprio a una violazione di una norma giuridica. Inoltre, trattandosi anche di una violazione di quelli che sono i loro doveri di amministratori, con conseguenti irregolarità nella gestione e che possono arrecare ulteriori danni alla società, i soci che rappresentino un decimo del capitale sociale hanno la facoltà di denunciare questi fatti al tribunale. Inoltre, sempre i soci che questa volta rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, è concessa la possibilità di convocare direttamente l'assemblea, deliberando loro la nomina dell'organo di controllo o del revisore. Tratteremo ora quelle che sono invece le responsabilità dell'organo di controllo. Come già visto nella prima parte del webinar con Alessandro, le condizioni dalle quali scaturisce la facoltà piuttosto che l'obbligo di nominare un organo di controllo o un revisore sono evidenziate tutte elencate nell'articolo 2477 del Codice Civile. Da puntualizzare solo che, a differenza del revisore, il collegio sindacale o il sindaco unico rappresentano un vero e proprio organo sociale che, come abbiamo detto in precedenza, partecipa attivamente alla vita sociale, prendendo parte anche ai consigli di amministrazione e alle assemblee, e che è chiamato a vigilare sulla legalità, quindi sull'osservanza delle norme di legge e sullo statuto. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si vanno ad applicare le disposizioni sul collegio sindacale previste sempre per le società per azioni dall'articolo 2397 del Codice Civile. Nello specifico è previsto che, nel caso di organo di controllo collegiale, questo deve essere composto da 3 o 5 membri più 2 supplenti, almeno un sindaco effettivo oltre ad almeno un sindaco effettivo ed uno supplente, che devono essere iscritti nel registro dei revisori. I restanti membri, se non sono iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto dal Ministero della Giustizia, o ancora fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. La figura dell'organo di controllo viene citata e descritta anche nel codice della crisi e sancisce anche dei nuovi obblighi per questo. All'articolo 25 del codice viene definito l'organo di controllo societario un soggetto giuridico all'interno dell'impresa che ha il dovere di segnalare, e qua vado a citare proprio il testo dell'articolo, per iscritto all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui è l'articolo 17, cioè l'organo di controllo ha il dovere e la responsabilità di segnalare tempestivamente e per iscritto all'organo amministrativo eventuali indizi di squilibrio patrimoniale, economico-finanziario che possono rendere probabile una crisi o l'insolvenza. E ancora è chiamato a monitorare la conformazione e l'adeguatezza degli assetti e la capacità quindi dell'impresa di cogliere questi sintomi di pre-crisi o questi disagi economici o finanziari o patrimoniali. Quindi operativamente l'organo di controllo deve individuare questi sintomi, descriverli in una segnalazione agli amministratori che ha un'efficacia comunque interna alla società. La segnalazione deve essere comunicata dall'organo di controllo, ovvero dal collegio sindacale, a mezzo di PEC o raccomandata, in quanto sono strumenti che ne assicurano sia la prova dell'invio che la ricezione. Inoltre, la segnalazione deve essere fatta dall'organo di controllo o dal collegio sindacale nel suo complesso
e non da un solo singolo componente. E questo viene fatto attraverso l'adozione di un'apposita delibera atta a manifestare quella che è la volontà dell'organo. Seguendo invece, o comunque stando invece un'interpretazione un po' meno restrittiva della norma, ai fini legali potrebbe in realtà bastare anche soltanto la segnalazione da parte del presidente del collegio sindacale. In questo caso occorre però indicare nel contenuto della segnalazione stessa il fatto che il presidente stia agendo nell'interesse dell'intero collegio. Ma qual è il contenuto di questa, comunicazione? Allora, l'organo di controllo, come abbiamo detto, dovrà segnalare all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per l'avvio di una procedura che consiste nella nomina poi di un esperto della Camera di Commercio che viene incaricato di avviare le trattative fra il debitore e i creditori ed è anche qualificato nell'individuazione di quelle che sono le strategie che possono consentire di risolvere una situazione di squilibrio dell'impresa, evitando quindi poi la crisi. Naturalmente questa procedura è possibile quando la stessa si trova in una condizione che rende, come dicevamo prima, ragionevolmente perseguibile il risanamento e non ne determina già a priori l'insolvenza. Quindi, in conclusione della segnalazione, deve essere indicata la probabilità di crisi o di insolvenza e la ragionevole perseguibilità del risanamento, di questa crisi. Ulteriore indicazione che l'organo di controllo deve fornire all'organo amministrativo è anche un termine perentorio entro il quale il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico sono chiamati a rispondere sulle iniziative intraprese per il risanamento della situazione di crisi di impresa. L'organo amministrativo, da parte sua, ha invece il dovere di rispondere alla segnalazione dell'organo di controllo e poi intraprendere le idonee iniziative entro massimo 30 giorni, ed è il termine massimo consentito dalla legge. I sindaci devono ottemperare al dovere di controllo tramite una vigilanza, come dicevamo, che è di natura non solo sostanziale, ma anche formale. A supporto di questa attività, di monitoraggio si sono andati a individuare dei segnali di allarme che l'organo di controllo, deve analizzare. Quindi questi segnali di allarme, come indicato, sono degli indicatori inferiori ad un anno e fanno riferimento a, innanzitutto, i debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni e pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni. Un secondo indicatore sono i debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti. Terzo indicatore, le esposizioni nei confronti degli intermediari finanziari scaduti da più di 60 giorni, che rappresentano però il 5% delle esposizioni. Infine, ultimo campanello d'allarme, le esposizioni verso i creditori pubblici qualificati, quindi INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate e della Riscossione. Quest'ultima è praticamente l'ente pubblico economico subentrato alle società del gruppo di Equitalia per quanto concerne l'esercizio delle funzioni esattoriali su tutto il territorio nazionale. L'organo di controllo può venire quindi a conoscenza di questo squilibrio patrimoniale o economico-finanziario mediante l'analisi dei dati aziendali in occasione di quelle che sono già le sue verifiche ordinarie oppure anche delle verifiche di carattere straordinario. D'aiuto sono sicuramente le analisi del bilancio, del controllo di gestione, comprese quindi l'analisi degli scostamenti tra i dati previsionali e consuntivi, il forecast e anche il monitoraggio della regolarità degli incassi e dei pagamenti effettuati o ricevuti dalla società. Cosa hanno comportato però queste modifiche della normativa e come hanno impattato sul panorama delle società italiane? Allora, è stato effettuato uno studio dal CERVED, commissionato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, sull'impatto della nuova normativa del codice della crisi sull'SRL, confrontando il decreto legislativo 14 del 2019 con il decreto legge 32 del 2019. Quindi, riepilogando
un attimo i limiti introdotti dalle due diverse normative. Allora, il decreto legislativo 14/2019 prevedeva che l'organo di controllo o la società di revisione dovessero essere nominate con il superamento di o 2 milioni di attivi, di uno dei parametri tra 2 milioni di attivo, 2 milioni di ricavi o 10 unità per 2 esercizi consecutivi. Poi, come aveva già anticipato Alessandro, si sono resi conto che avrebbero messo un po' in difficoltà soprattutto le imprese di dimensioni più piccole, oltre che sarebbe stato anche in termini di costo molto oneroso per queste, e quindi è stata rivista, sono stati rivisti questi parametri e con il decreto legge 32 del 2019 sono stati portati alzati a 4 milioni di attivo, 4 milioni di ricavi e 20 dipendenti. Il risultato dello studio cosa ha comportato? Che le società interessate dal decreto legislativo 14 del 2019 ammontavano a 180.000 SRL su tutto il territorio nazionale. Invece, con le modifiche successive, quindi con i parametri alzati a 4 milioni e a 20 unità, il numero di SRL che è stato interessato da questa normativa è scesa a 88.000, quindi si è quasi dimezzato. In questa slide abbiamo indicato come sono suddivisi il numero di SRL per le quali è previsto l'obbligo di nomina di organo di controllo di revisione, divise per regione e distinguendo soprattutto per il decreto legislativo 14/2019 o con il decreto legge 32 del 2019. E si vede subito come il numero di SRL più concentrato si trova nelle regioni di Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio e Toscana e Piemonte. Quindi, in conclusione, qual è l'impatto del nuovo codice della crisi? Allora, l'obiettivo del codice della crisi è quello di inserire obbligatoriamente nelle società un soggetto indipendente che contribuisca a far emergere quindi tempestivamente la situazione di crisi individuando i sintomi di cui abbiamo discusso prima. Citando poi l'articolo 14 del codice della crisi, gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico-finanziario e qual è il prevedibile andamento della gestione, oltre a fare le segnalazioni immediatamente allo stesso organo amministrativo sull'esistenza di questi fondati sintomi di crisi. Emerge quindi la centralità, del tema degli strumenti di rilevazione della crisi. Gli imprenditori sono chiamati a dotare, di sistemi di rilevazione della crisi, cioè sono chiamati a dotare di questi sistemi l'organo amministrativo affinché questo abbia tempo di individuare quelli che sono i sintomi della crisi e correggerli per tempo. Inoltre ci sono anche delle segnalazioni a supporto dell'organo amministrativo per l'individuazione di questi sintomi di crisi e sono proprio queste segnalazioni introdotte nel 2029 da parte dei soggetti qualificati, quali INPS, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate di Riscossione, e questo sopra determinati importi. Che anche se può sembrare che sembra quasi un fine punitivo la loro segnalazione, in realtà ha tutt'altra accezione. L'obiettivo è proprio quello di facilitare l'impresa nell'individuazione di quelli che sono i sintomi di uno stato iniziale di crisi e evitare quindi l'eventuale aggravarsi di questa situazione. La segnalazione ovviamente che viene fatta da questi enti da questi soggetti qualificati non si rivolge esclusivamente all'impresa, ma anche ovviamente all'organo di controllo in quanto è incaricato del monitoraggio della situazione economico-finanziaria.
Quindi l'organo di controllo in realtà non dovrebbe essere visto come l'ennesimo ulteriore adempimento imposto dalla normativa, ma anzi è un'opportunità per l'azienda, per la società, un'opportunità di evoluzione verso modelli di governance più efficaci ed è a supporto degli amministratori nell'identificazione e valutazione dei rischi nell'ottica del successo del business dell'azienda. Si va a creare quindi così un sistema amministrativo efficace ed efficiente, che attraverso un controllo di gestione favorirà solo un percorso di crescita per l'azienda, sano, equilibrato e nell'interesse di tutti gli stakeholders. Come anticipato, vorremmo ritagliare un piccolo spazio in questa sede per fornire qualche nozione, un overview su un argomento molto attuale, nonché in continua evoluzione, la sostenibilità. Perché parlare di sostenibilità anche in questa occasione? Come dicevamo prima, perché è stata introdotta di recente una direttiva che disciplina la rendicontazione di sostenibilità. Di conseguenza, sorgono nuovi obblighi e responsabilità sia per gli amministratori che per i revisori. La direttiva è stata introdotta il 16 dicembre 2022 ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il testo della direttiva 2464 sul Corporate Sustainability Reporting, abbreviato in CSRD, che apporta rilevanti modifiche alle direttive di Accounting, Transparency e Audit, nonché al regolamento di Audit. La CSRD sostanzialmente va a sostituire il termine dichiarazione di carattere non finanziario, abbreviato DNF, che era usato pre nella precedente normativa, e viene introdotto il concetto di informazione sulla sostenibilità. Vorrei precisare solo che la modifica del termine da DNF a CSRD non è meramente terminologica, ma vuole proprio sottolineare come le informazioni sulla sostenibilità non saranno più da considerarsi come informazioni non finanziarie, ma anzi avranno un chiaro impatto sul piano finanziario dell'impresa. Questa nuova direttiva inoltre porta ad una rilevante novità, ossia l'ampliamento della platea delle imprese che saranno obbligate alla rendicontazione di sostenibilità. Quindi non più solo alle società che erano chiamate ad adempiere a questo reporting di sostenibilità secondo la precedente direttiva, ma anche le società di grandi dimensioni non quotate e tutte le società quotate, ad eccezione delle microimprese. Quindi, qual è l'ambito di applicazione di questa nuova direttiva? Non più solo gli enti di interesse pubblico con più di 500 dipendenti, ma tutte le imprese quotate, incluse le piccole e medie imprese quotate, e tutte le grandi imprese che sono definite da dei parametri ben precisi, e sono l'attivo dello stato patrimoniale maggiore 20 milioni, i ricavi netti maggiori 40 milioni, e il numero di dipendenti medio superiore a 250. La disciplina viene applicata anche alle imprese non europee che però generano un fatturato netto di almeno 150 milioni di euro all'interno dell'Unione Europea e che hanno almeno una filiale o una succursale nell'Unione Europea. Le norme introdotte dalla CSRD vedono un'applicazione temporale progressiva, non entrerà in vigore tutto nello stesso momento. In particolare, le stesse saranno applicabili a partire dai bilanci relativi all'esercizio 2024 per le società già obbligate a pubblicare la precedente DNF, i 2025 per le altre società di grandi dimensioni, individuate con i parametri precedentemente descritti. Nel 2026 saranno le piccole e medie imprese quotate e nel 2028 le filiali di imprese extra Unione Europea. Gli Stati membri, intanto, sono chiamati a recepire la direttiva entro il 6 luglio del 2024. La modifica più grande, sostanzialmente, è che la rendicontazione di sostenibilità diventa parte integrante della relazione finanziaria annuale. Non è più prevista la possibilità, quindi, di fare un report separato e pubblicare le informazioni in un documento separato. Può sembrare una banalità, ma in realtà è fondamentale questa variazione, perché comporta per gli amministratori un'ulteriore responsabilità, perché le informazioni contenute nel report di sostenibilità andranno a far parte integrante del fascicolo di bilancio.
Inoltre si assisterà anche ad un'armonizzazione dei criteri di rendicontazione. Le informazioni dovranno essere fornite sulla base di standard europei proprio per garantire la comparabilità dei report delle diverse società. Dovrà essere redatto in un formato elettronico unico e la relativa informazione poi verrà sottoposta a marcatura. L'EFRAG è l'ente che è preposto all'emanazione di questi Sustainability Reporting Standard, che dovranno poi essere ovviamente seguiti, e questo avverrà in due step diversi. L'emanazione del primo set in realtà era prevista inizialmente per il 30 giugno 2023, ma poi ci sono state delle modifiche da parte della Commissione europea e quindi è stato pubblicato per la consultazione dal 9 giugno al 7 luglio 2023 e quindi per questo motivo il primo set è stato rimandato e uscirà presumibilmente a luglio-agosto 2023, mentre il secondo è previsto in uscita per il 30 giugno del 2024. Quali sono le principali tematiche che devono essere inserite nel report di sostenibilità? Allora, innanzitutto abbiamo un ampliamento delle informazioni che devono essere indicate e in questa slide le troviamo tutte quante descritte brevemente. Innanzitutto deve essere inserita la descrizione del business model e della strategia. Poi deve essere descritto l'obiettivo di sostenibilità e come si raggiungerà questo obiettivo. Verranno poi indicate le competenze del Consiglio di amministrazione e degli organi di controllo su tutti i fattori ESG. Bisognerà essere a conoscenza di impatti negativi dell'impresa e implementare azioni per mitigare i rischi che ne derivano. Verranno poi indicati i processi di due diligence su rischi relativi a fattori ESG e qua vorrei solo precisare che ovviamente i processi di due diligence non sono in capo autonomamente alle aziende, ma le aziende dovranno venire assistite da dei consulenti. Il processo attraverso il quale la società poi ha individuato i temi materiali. Quelli che sono gli asset intangibili, quindi la divulgazione di informazioni che riguarda i dipendenti qualificati, la reputazione, brand, capitale intellettuale, così via. E poi è stato introdotto questo concetto di doppia materialità, che prevede la considerazione sia di una prospettiva, inside out che di una prospettiva outside in. La Commissione europea ha specificato che le aziende dovranno quindi considerare ciascuna prospettiva di materialità pubblicando le informazioni nella misura necessaria per una comprensione di come i fattori di sostenibilità, sia sociali che ambientali, influenzino lo sviluppo, la performance e la posizione commerciale dell'azienda. E quindi qui parliamo di prospettiva outside in, ma anche sulle informazioni necessarie per una comprensione dell'impatto dell'attività dell'azienda sulla società e sull'ambiente. E quindi qua parliamo invece di una prospettiva inside out. Infine, dovranno essere esplicitate tutte le informazioni in maniera qualitativa e quantitativa, non solo in un'ottica retrospettiva, ma anche in grado di generare una visione sul futuro e sui target di medio-lungo periodo. Una precisazione sulla direttiva: nella rendicontazione di sostenibilità devono essere indicati anche i fatti e gli impatti negativi, se così possiamo definirli, perché il report di sostenibilità dovrà rappresentare un'accurata rappresentazione, scusate la ripetizione, della realtà della società e del suo business e l'evoluzione di questo business. E questo perché dobbiamo quindi presentare tutti gli impatti, anche quelli negativi? Questo per evitare situazioni vicine al tema del greenwashing, che considerando appunto che per sostenibilità sarà parte integrante della relazione sulla gestione, sarebbe quasi un sinonimo di falso in bilancio praticamente. La rendicontazione di sostenibilità e quindi il reporting di sostenibilità poi dovrà essere soggetto ad assurance e qua subentra quindi il ruolo della società di revisione. Questo perché l'obiettivo è quello di rafforzare l'attendibilità delle informazioni riportate nel reporting di sostenibilità, seguendo poi la strada già tracciata con la revisione contabile dei bilanci d'esercizio e consolidati. L'assurance sarà quindi l'attestazione proprio fornita sulla base dei principi e di standard di verifica professionali che, come abbiamo visto prima, sta introducendo l'EFRAG.
La materia è ancora in fase di sviluppo. La Commissione europea prevede tra l'altro di poter passare a una reasonable assurance nell'ottobre del 2028, però è tutto ancora in evoluzione, quindi c'è da aspettarsi ancora veramente diverse novità nell'ambito della sostenibilità che saranno poi di prossima efficacia.